grande protagonista di questa partita. Non so, io, abbiamo fatto tutti una grande partita e abbiamo preso 3 punti a casa che sono importanti. E io ho fatto gol, però anche Fonseca è bravo, che ha fatto primo gol, anche tutti, che Molla ha anche parato un grande rigore, poi in difesa, mentre campo, tutti. Abbiamo fatto una vittoria a tutti. Ecco, tu però un gran gol, nel senso che stavamo soffrendo per l'inferiorità numerica, hai recuperato palla, l'hai difesa e l'hai scaricata nell'angolino fuori dalla portata del portiere. Giusto, sono anche io molto contento per questo gol, perché adesso abbiamo fiducia sulla nostra parte e prepariamo per la partita di più domenica. Anche perché è stata una vittoria proprio del cuore, l'arbitraggio non è stato proprio un arbitraggio favorevole. 2 rigori contro noi è un po' difficile, però lo ripeto, grande Molla e vabbè, bella vittoria a casa. E adesso appunto una trasferta da andarci tranquilli. Tranquilli, però anche dobbiamo prepararci bene, perché come abbiamo visto contro Canarese, anche Gubbio hanno per la squadra e dobbiamo prendere anche punti. Ascolta, ti aspettavi di cominciare così? Perché in fondo stai riuscendo a segnare, e è una cosa che per te negli ultimi anni non era stata molto frequente. Sei riuscito a calarti subito nella parte, ti aspettavi una partenza così? Io ho fatto tutto il lavoro per questo, e poi grandi compagni, grande squadra, e poi riesce anche a fare. In una partita come quella di oggi, insomma, è importante anche comunque rimanere lì con la testa. Penso quando siete rimasti in 10, comunque avete dato un segnale di non lasciarvi mai andare, magari come poteva essere successo a Cesena subito dopo l'inferiorità. Questo secondo te è più importante, il segnale che avete dato, è la cosa più importante oltre alla vittoria che abbiamo visto in campo oggi? Sì, perché tutti i ragazzi sono giù con la testa e tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Contro Cesena va bene, abbiamo un po' sbagliato, però seconda volta no. Quando parte un'azione come quella, il tuo pensiero è quello: appena ho la possibilità calcio o no? Metto solo la porta. Vedi la porta e basta. Ok, il tiro doveva essere così, cioè nel senso hai pensato appena ho spazio calcio, è andata bene. Grazie.